Benvenuti raga nella seconda puntata di questa miniserie, possiamo chiamarla così, dove andiamo a vedere come funziona un server GPU che prendiamo in hosting per andare a fare deep learning. In particolare il server GPU che abbiamo a disposizione ce l'ha dato Leader GPU, un'azienda olandese che mette a disposizione dei server per fare deep learning e anche altre cose, come ad esempio il rendering. E appunto questo server monta 5 RTX 3090 e 2 processori Intel Xeon Gold di ultima generazione. Qui davanti a noi infatti abbiamo il server che sta facendo booting con Ubuntu 18.04, perché mi trovo molto comodo utilizzare questo sistema operativo, siccome lo utilizzo anche qui a casa, e inoltre dovrebbero essere preinstallati i driver CUDA 11.2. Sono quelli che ho richiesto. Naturalmente possiamo accedere al server sia tramite SSH che RDP, Remote Desktop, e qui con me ho una serie di comandi che torneranno molto utili. Il primo ci servirà per montare il disco, questo perché lo spazio utente risiede all'interno della rete, mentre il disco fisico sulla macchina non è allocato nel momento in cui andiamo a istanziare il server, quindi dovremo montarlo noi. Successivamente i comandi pronti per clonare il progetto di deep learning e per andare a installare Anaconda per gestire gli ambienti virtuali con Python. La schermata che vedete adesso ci indica che il server è pronto per essere utilizzato, quindi vado ad aprire Putty e mi vado a connettere al server con nome utente user GPU. Poi le credenziali ce le abbiamo qua, quindi sono andato a copiare la password. Ok, l'ho copiata in modo corretto e ci siamo. Come prima cosa controlliamo se i driver Nvidia sono effettivamente stati installati. Ecco, infatti come potete vedere lanciando il comando Nvidia SMI vengono mostrate tutte le schede video che abbiamo a disposizione. Se poi volete controllare che processore abbiamo a disposizione, LS CPU, e qui vediamo Intel Xeon Gold 5217. Quindi come prima cosa andiamo ad installare Anaconda, direi di installarla nello spazio utente, sì. Quindi facciamo cd temp, andiamo a scaricare Anaconda SH, premiamo invio. Come vedete sta scaricando, la velocità di download è velocissima e ci prepariamo il comando per controllare se l'SHA256SAM sia corretto. Come vedete l'ha scaricato, ls, infatti ce l'abbiamo qua. Andiamo ad eseguire il comando, ovviamente l'ho copiato male, torniamo a copiare, clear. E come potete vedere ci ha calcolato l'SHA256SAM. Andiamo dunque ad eseguire Anaconda 3SH, copiamo, incolliamo e diamo invio. Premiamo Enter per continuare, andiamo giù fino a che non ci chiede di rispondere di sì, noi rispondiamo sempre di sì, purtroppo non vedo perché ho davanti la telecamera, yes, lo installiamo esatto, proprio lì, intanto ci prepariamo source bash RC, vediamo se l'ha copiato, ok, perfetto. In questo momento sta estraendo Anaconda, dobbiamo aspettare un attimo, non premete dei pulsanti a caso in questo momento, perché estrae e installa la roba, poi ci chiede di confermare una cosa. Ecco, dobbiamo lanciare conda init, quindi yes, lanciamo source bash RC e vedete che si è attivato conda. E ora possiamo utilizzarlo. Ok, clear. Andiamo a montare il disco e innanzitutto lanciamo il comando sudo fdisk-l in modo tale da vedere come si chiama. Adesso devo ricopiare la password. Ok, abbiamo a disposizione lo spazio di rete 50 GB e inoltre abbiamo questo dev NVMe 0N1 con 1,8 TB di spazio e quello ci piacerebbe utilizzarlo. Quindi andiamo a riprendere i nostri comandi e lanciamo sudo mkfs xt4 con dev NVMe 01. Procediamo, yes. Successivamente andiamo a creare SSD, che è una semplice cartella, infatti se facciamo cd root ls vediamo che qua da una qualche parte c'è SSD, infatti eccola qua. Successivamente andiamo a montare questo disco in SSD. Ora che abbiamo lanciato questo comando cambiamo i permessi, quindi facciamo in modo tale che il nostro utente abbia tutti i permessi su quello spazio di archiviazione, così non abbiamo problemi. In questo modo siamo pronti ad entrare in SSD.
Una volta che siamo qui dentro, andiamo a clonare il nostro progetto da GitHub. Quindi facciamo così. Come vi ho detto, io mi ero preparato, intanto andiamo dentro la cartella ls, dovrebbe esserci, esatto, environment.yaml. Adesso andiamo a creare il nostro ambiente virtuale con conda-env create-f environment.yaml. Lanciamo il comando e in automatico lui va a installare tutti i pacchetti Python che ci servono per il progetto e li va a installare dalle repositories corrette di Anaconda, in modo tale che non ci siano problemi tra dipendenze e cose varie. Ora notate anche che la velocità di download è importante, a casa mia non va questa velocità il download, ha tirato giù 500 mega in una decina di secondi neanche. E questo è un vantaggio perché comunque noi abbiamo un tempo limitato sul server e appunto impieghiamo poco tempo a preparare tutto ciò che ci serve. Una volta fatto questo, andremo qui a scaricare i pesi del nostro modello, gli iperparametri, perché dobbiamo scaricare anche quelli, e il dataset. Controlliamo che i percorsi siano corretti, SSD Computer Vision Project, esatto, anche questo è giusto, perfetto, ci siamo, aspettiamo la creazione dell'ambiente virtuale, lo andiamo a attivare e poi andiamo a lanciare questi comandi. Qui sta ancora terminando di installare l'ambiente virtuale, intanto vi dico che c'è anche la possibilità di utilizzare RDP, quindi desktop remoto. E questo vi giuro che è veramente comodo, però io preferisco lavorare tramite SSH. Questo perché a prescindere lavorerei da terminale anche attraverso il desktop remoto. Prima di continuare, raga, però vi chiedo di lasciare un like se vi sta piacendo questo video, stiamo facendo praticamente una sfida a tempo e secondo me ci sta un sacco. E inoltre vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui in descrizione vi lascio il link al server che stiamo utilizzando, dateci un occhio perché ci sono delle configurazioni veramente molto interessanti e il tutto è sponsorizzato da Leader GPU, che ringraziamo per questa collaborazione. Quindi andando avanti siamo in Computer Vision Project, dovrebbe esserci un file chiamato file.py, se non sbaglio, eccolo qua, che andremo ad eseguire proprio in questo momento. Adesso andiamo a scaricare il dataset, copiamo e incolliamo, dovrebbe esserci tutto, speriamo di sì. Ok, non ho attivato l'ambiente virtuale, conda activate CVP. Ok, vedete che l'ha installato, quindi proviamo a rilanciare il comando. Cavolo, non ho messo colorama dentro. Pip pip install colorama. Ok, proviamo a vedere se funziona. Colorama praticamente un pacchetto Python che vi permette di colorare le stringhe delle print. È carino, però bisognerebbe appunto inserirlo nell'ambiente virtuale. Come vedete sta scaricando 5 GB di dataset e ci sta mettendo un paio di secondi. Ci metterà tipo 30 secondi, 40 secondi. E intanto, mentre scarica, noi ci prepariamo il comando successivo. Ci andiamo a scaricare i pesi, che in questo caso sono last.pt, e li andiamo a scaricare, esatto, in YOLO V7, perché poi dopo ci muoveremo in quella cartella lì dove è presente il nostro modello, ovvero YOLO V7, e andremo appunto a effettuare qualche epoca di training. In questo momento cosa sta facendo? Sta scaricando il dataset da Google Drive in formato zip, per poi andarlo ad unzippare nel posto giusto. Ok, ci dice che il programma è terminato con successo, andiamo a scaricare ora i pesi. Perfetto, e ora spero di riuscire a scaricare gli iperparametri, nel senso che spero di non averli già all'interno del progetto. Vabbè, dai, diamo una controllatina, andiamo in models, YOLO V7, ls, vediamo, ip, ok, non ci sono, quindi possiamo tornare indietro. Possiamo andare qui, lanciare questo, che ci scarica gli iperparametri. Qui non so perché voglia unzipparlo, forse c'è un qualche bug nel nostro programmino, controlleremo. Comunque andiamo in models, YOLO V7, ls, vediamo se abbiamo tutto. Abbiamo last.pt che l'abbiamo scaricato. Dovremmo avere in data il nostro dataset, esatto, cd/bdd100k, ls, qui abbiamo images e labels. Devo andare a cancellare rm-rf train.cache perché ci sono dei percorsi sbagliati. Sono quelli del mio computer, quindi non è conveniente tenerlo. Anche train coco la cancelliamo, poi cancelliamo val, cancelliamo tutti e due, ls dovrebbe, esatto, images e labels, perfetto.
e in questo momento ci basta soltanto lanciare il comando. Gli iperparametri li andiamo a prendere SSD Computer Vision Project di holovu7ip.yaml, quindi qua li abbiamo scaricati. Successivamente andiamo a prendere i pesi holovu7last.pt, dovrebbe essere tutto corretto. Quindi andiamo a copiare questo comando. Vi giuro raga che farvi questa cosa qui organizzata per bene è comodissimo. Proviamo a lanciarlo. Ok, sembra aver preso tutto, speriamo che riesca a prendere anche le GPU. Perfetto, abbiamo dei global rank diversi. Adesso sta andando a creare la cache, ovvero una cache che ho creato io per evitare di dover caricare tutte le volte le labels dal file. Questo perché, come state notando, ci mette un sacco di tempo. La cache la crea una volta e poi accede a quella, e vi giuro che ci mette molto ma molto meno tempo rispetto ad andare a preparare le labels in questo modo. Intanto sono riuscito anche a connettermi con il desktop remoto. Come vedete abbiamo letteralmente un computer remoto al quale abbiamo accesso, e per questo vi dico che è comodissimo. Ora RDP sapete che quando si stanzia è lentissimo, man mano che lo utilizzate inizia a essere più reattivo, ma questo è causato dalla nostra connessione di casa e naturalmente dalla priorità che il processo di RDP ha all'interno del nostro sistema operativo. Qui possiamo ad esempio andare a prendere il terminale. Come vedete ci mette un po' di tempo, ma vi garantisco che diventa fluido perché l'ho già utilizzato. Intanto guardiamo anche come è messo qui, ci mette un po', appunto, ve l'ho detto. Proviamo a lanciare Nvidia SMI. Qui c'è la tastiera americana, purtroppo, quindi dobbiamo far così. E qui abbiamo le nostre GPU a disposizione. Io di solito, quando faccio training, apro un terminale apposta e scrivo watch Nvidia SMI. Il trattino è qua. In questo modo ci aggiorna in automatico di continuo come stanno andando le GPU. Come potete vedere abbiamo delle GPU da 350 watt di potenza massima con una capacità di VRAM pari a 24 GB, che è tantissimo. Questo ci permette di avere 5x24 GB di VRAM a disposizione per allenare il nostro modello. Quello che succede quando lanciamo Torch Run, e questa è un'informazione interessante per chi ha intenzione poi di lavorare con delle GPU in parallelo, in sostanza è che una GPU diventa il master, mentre le altre lo slave. Ognuna monta lo stesso modello, quindi ha gli stessi pesi con la rete neurale, esegue il suo batch di immagini, poi dopo i risultati dell'elaborazione della rete neurale vengono mandati tutti al master, a una GPU selezionata come master tra le 5, la quale andrà a fare una media delle loss per poi propagare il gradiente e migliorare i pesi. Questo naturalmente se abbiamo impostato correttamente l'allenamento in parallelo. Qui intanto sta ancora caricando le labels, è abbastanza lento, ma è lento perché avrei potuto scriverlo in modo tale che lavorasse in multithreading, però mi avrebbe preso altro tempo. Qui in realtà siamo già abbastanza fortunati perché abbiamo due processori all'interno del server che sono molto potenti. Ok, ha fatto, quindi adesso dovrebbe partire, insomma, con il caricamento e l'esecuzione della rete neurale. Ah, giusto, dobbiamo connettere 1DB per vedere i risultati, quindi premiamo sul 2. Vado a copiare. Sono andato a copiare le API key, vediamo. Ok, l'ha preso. Carica il modello. Ok, sembra essere partito. Vediamo le GPU se stanno andando. Ok, vedo della potenza. Vediamo della potenza, quindi sì, ha preso. Vediamo se la batch size l'ho messa giusta. 160, ok, direi che è una buona batch size. Ecco qua, forse gli ho dato una batch size un po' grossa, ma in realtà la riesce a supportare perché ci ho già lavorato con questo server. Il fatto è che probabilmente c'è qualche altro processo Python che ha allocato memoria sulla GPU, quindi devo andarlo a cancellare. Quindi scriviamo ps-f pipe grep python. Vediamo, ok, infatti scriviamo sudo kill meno 9, se non sbaglio, 25015, che è il PID. Andiamo a prendere la password.
forse il PID era... Da Stack Overflow ci consigliano di lanciare questo comando. Proviamo a vedere. Ok, proviamo. Clear. Ok, controlliamo la memoria della GPU. Direi che si sia liberata, quindi possiamo riprovare. Adesso da qua andiamo in SSD, CD Computer Vision Project, Models, YOLO V7. Ora vi faccio vedere il vantaggio della cache, provo a rilanciare il comando, ovviamente cond activate CVP, prima per sbaglio ho chiuso il processo di SSH, quindi c'è stato un piccolo problema. Ora vediamo il vantaggio della cache, perché ci va a caricare direttamente da quella invece che dai file, in teoria. Vedete che ha già fatto. Quindi il dataset l'ha già caricato, ovviamente le immagini non le mettiamo in cache, le carichiamo direttamente tramite dei percorsi che ci salviamo. 1DB se l'è già salvato, quindi carica il modello, vediamo, 20 epoche, ok, sembra essere partito, speriamo adesso che insomma non crash appunto per overflow di memoria, se no a questo punto gli abbassiamo il batch size e dopo non ci sono problemi, ma in teoria la scorsa volta l'ho allenato con batch size di 160. Purtroppo continua a dare lo stesso problema, quindi torniamo a killare i processi di Python, lo chiamiamo YT per fare prima, 20 epoche, batch size ad esempio di 128, che è un multiplo di 2, quindi è tanta roba. Lanciamo il comando. Anche qui abbiamo imparato una cosa nuova, 128 non è un multiplo di 5, di conseguenza lo rifiuta. Proviamo a fare 5x24, che dovrebbe essere 120, se non sbaglio. Quindi facciamo clear, andiamo a uccidere di nuovo i processi di Python e proviamo a dargli 120. Ok, sembra averlo accettato. Raga, è partito. Il tempo previsto adesso parte da 15 minuti, poi cala man mano che riesce ad aumentare la potenza delle schede video. Come potete vedere, io sono riuscito a recuperare i pesi che avevo già pretrainato la scorsa volta, che sono last.pt. Gli ho dato gli iperparametri con i quali è uscito dal training la scorsa volta, fine tuning per la precisione, ho ricaricato quelli e adesso riparto da lì. Di conseguenza, ora dovremmo avere comunque dei risultati già abbastanza buoni. Io riesco a monitorare il tutto tramite 1DB, che adesso provo ad aprirlo. E come potete vedere, mentre sta facendo training, io posso monitorare tutto il sistema, cioè tutto l'hardware, quindi qui abbiamo il processore, l'utilizzo del processore, il traffico della rete, l'utilizzo del disco, successivamente l'utilizzo della GPU con la temperatura. Notate che la temperatura sta sotto i 70 gradi, quindi noi siamo capaci di utilizzare il 100% della GPU. Questo perché quando le GPU Nvidia superano i 70 gradi iniziano a tagliare di potenza. Come vedete si sta aggiornando nel tempo, ovviamente non è in tempo reale, si aggiorna dopo qualche secondo, però è sufficiente appunto per tenere monitorato il training. Potete accedere a 1DB anche da smartphone, dal sito web, e appunto mettete che state lavorando, vi allontanate dal computer un attimo, ad esempio per andare a pranzo, con il telefono in mano riuscite a monitorare se ci sono dei problemi appunto durante la fase di training. 1DB ci permette anche di recuperare i file, infatti qui intanto abbiamo solo i metadata, quando lui termina un'epoca in teoria ci rilascia i pesi e dovrebbe fornirci anche dei risultati. Qui appunto abbiamo i grafici sulle performance che ci vengono forniti al termine appunto del training. E qui inoltre abbiamo i logs del terminale. Come potete vedere adesso non sono aggiornati, faccio F5 e in teoria 49%, 50%, comunque sì, siamo giù di lì e riusciamo a vederli in tempo reale. Esattamente come vi ho detto la scorsa volta, potete notare che un'epoca ci mette più o meno 5 minuti e vi garantisco che è tanta roba, perché qui sulla 2070 io ci mettevo 1 ora e 10 e sulle Tesla M40 50 minuti, ma dovevate vedere l'impianto di raffreddamento che avevo fatto su per riuscire a tenere quelle schede video sotto i 90 gradi. In realtà arrivavano poi a 90 gradi lo stesso e tagliavano di potenza. E purtroppo cosa ci possiamo fare? Non possiamo mica fare un impianto di aria condizionata solo
per le Tesla M40 in casa. Diciamo che mangerebbe un po' troppa luce. Visto il periodo, visti i costi dell'energia elettrica, non mi sembra il caso. Anche per questo vi consiglio di utilizzare servizi come questo che mettono a disposizione delle GPU in cloud hosting, perché appunto eventualmente fateci i conti, magari andate ad abbattere dei costi relativi appunto non solo all'approvvigionamento del server e comunque del materiale che vi serve per far training, ma anche e soprattutto dell'energia elettrica. Attendiamo dunque il termine di questa epoca per vedere appunto se ci vengono forniti dei risultati. Intanto, in realtà, se non sbaglio, se io vado qui, che sono all'interno della cartella Computer Vision Project, in Models, YOLO V7, andiamo in Runs, andiamo in Train, esatto, YT è la nostra cartella, come vedete possiamo controllare un batch di immagini, questi sono dei batch di immagini che sono state fornite in ingresso appunto alla rete neurale che è YOLO V7. Dovete sapere che YOLO V7 è uscito quest'estate, è uscito a luglio, prima di luglio non esisteva, cioè esisteva ma ci stavano lavorando. Questo ad esempio è un batch, come possiamo vedere ci sono appunto diversi oggetti all'interno dell'immagine, come vi dicevo la scorsa volta ci sono pochi bus e pochi tram, pochi camion, e di conseguenza non è molto accurato su questi. Sulle macchine è molto accurato perché, come notate, l'1 sono le macchine, 1.11 adesso non so se sia 1.11, comunque vedete che di arancione ce n'è molto rispetto a rosso, rispetto a grigio che sono le persone. Come vedete qui abbiamo sia i traffic sign che i traffic light. Questa qua che è palesemente una ruspa con label 4, non ho idea di come l'abbiano catalogata, penso other vehicle, una cosa del genere. Hanno aggiunto una classe che si chiama other vehicle per, non lo so, quei due o tre veicoli che ci sono all'interno dell'immagine che non sono né camion, né autobus, né macchine, né moto. E io dico, tirate via direttamente la labels, se no il dataset è sbilanciato e di conseguenza ti capita quella classe lì, però la impara malissimo. Ecco, guardiamo il batch successivo. Anche qua vedete il lavoro che fa il Boomentation, colora, fa un po' di color jitter sull'immagine perché non si sa mai che da diverse telecamere poi dopo abbiamo diversi jitter di colore, appunto. Va a sfocare l'immagine, va a mettere la neve, la pioggia, la nebbia, fa tutto. Albumentation, raga, è spettacolare. Anche qui infatti vediamo che ha inserito la pioggia, andiamo avanti. Qua ha fatto un botto di color jitter, qui abbiamo già un'immagine con la neve, che è tanta roba. E appunto, cioè, se notate, le immagini non sono di grande qualità, innanzitutto perché sono state acquisite all'interno della macchina. E una cosa sulla quale abbiamo discusso anche noi con il nostro dottorando che ci segue è quella di, perché anch'io lo montavo dentro la macchina, la telecamera, di metterla fuori, perché la visione appunto sul contesto stradale è migliore e inoltre non c'è il paraurti, non c'è il cofano, insomma, che disturbano una fetta dell'immagine. Nonostante ciò, cioè, si riesce a fare deep learning anche con delle immagini del genere, però insomma se si riesce a fare di meglio, avete visto che io con una stampante 3D e spendendo circa 15 euro di materiali sono riuscito a farmi l'attacco da mettere sul cofano e quello è tanta roba. E anche qui notate appunto che Albumentation ci ha dato dentro con il color jitter e varie trasformazioni dell'immagine, che si chiama Image Augmentation. Quindi ha terminato la prima epoca, ci ha messo 6 minuti e 26. Spesso la prima epoca, non so perché, è più lenta, vedremo poi con la seconda epoca quanto tempo ci mette, comunque vedete che è molto veloce. Per me è uno speed up veramente impressionante rispetto al materiale che ho a disposizione. Oltre a ciò, ci ha fornito last.pt, che sono i nuovi pesi allenati, che sono naturalmente quelli usciti da questa epoca di training. Successivamente, tornando a prendere in mano OneDB, vediamo che qua ci sono degli artifacts, però ci dice che non c'è niente per il momento. Abbiamo media, images, abbiamo un mosaico di qualche batch che è stata data in ingresso. Più che altro, ecco, iniziano ad apparire delle metriche. Come vediamo, delle metriche qui sulla recall, sulla precision, eccetera, eccetera, sull'F1 score, le loss, come possiamo vedere. Adesso naturalmente abbiamo un punto. Appena avrà terminato qualche epoca in più, avremo appunto una funzione che ci descrive come sta andando il training. Come si è comportato l'hardware del server in questa prima epoca? Come potete notare, l'utilizzo del processore è bassissimo, ma perché ne abbiamo due a disposizione ed è potentissimo. Naturalmente sta cercando di utilizzare il più possibile, lo sta sfruttando al massimo il server. Qui infatti vediamo anche l'utilizzo della GPU,
che per ora è fino all'80%, perché appunto secondo me dovremmo massimizzare la batch size, ma non so perché quest'oggi ha deciso che va in overflow la VRAM. In ogni caso ci abbiamo una batch size molto ma molto grossa, il gradiente è bello preciso, bello succoso da propagare. Questo ci permette appunto di abbattere i tempi di training, ma anche appunto di imparare più velocemente, perché appunto il gradiente non è composto da un batch di 8 immagini, è composto da un batch di 120 immagini. E qua appunto potete vedere la temperatura, che è veramente molto accettabile. Cioè, io farei i salti mortali per avere una temperatura del genere sulle Tesla. Inoltre qui ci dice che il processo è in running e ci dà alcune informazioni, ad esempio sul sistema operativo, sulla versione di Python. Io ho scelto di utilizzare la 3.8.5, perché è quella che funziona. Numero di GPU a disposizione, il numero di processori logici o fisici a disposizione e il nome delle schede video. Ora, dovrebbe aver terminato anche la seconda epoca, qui purtroppo con due campioni non riusciamo a vedere tanto. La loss è salita un po', si vede che gli iperparametri ci sono andati giù un po' duro per questa fase di training. Guardando da qua, infatti, la loss totale è aumentata di qualche punto decimale, cioè in realtà è aumentata di 0,004 circa. Vediamo appunto che è aumentata appena appena la box loss, è aumentata la object loss appena appena e la class loss. Questo è normale nelle prime epoche, quando si ricomincia a fare fine tuning. Ecco, spero che non mi abbia cacciato via l'ultimo layer per reinstanziarlo di nuovo, però in teoria no, per tornare a fare training su di quello. In ogni caso di solito quando riprendiamo il training la loss sale un pochino per poi continuare dopo a scendere tranquillamente. Quindi raga, direi che per il video di oggi questo è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciateci un like anche per supportarci, eventualmente date un occhio al sito di LeaderGPU che vi lascio qui sotto in descrizione. Per qualsiasi domanda scriveteci qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime puntate sul progetto, le puntate conclusive, perché c'è ancora un po' di ciccia che non vi abbiamo mostrato, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!